Domani ci sarà Juventus-Inter. Domani ci sarà Juventus-Inter. Ciao a tutti, come state? Spero bene. Come ben avrete capito, ho letto dal titolo o dalla miniatura, sono qui con un nuovo video a dirvi e a parlare e a fare una piccola analisi sulle parole del nostro mister Thiago Motta, perché la conferenza stampa è finita assolutamente poco fa, il tempo di rileggerla e capire quel che bisognava dire nel video, ed eccomi qui. Ed eccomi assolutamente qui. Siamo esattamente a sabato 26 ottobre e stasera ci sarà il classico. Guardate un po', abbiamo veramente un weekend favoloso, un weekend assolutamente favoloso, perché oggi ci ritroviamo stasera a guardarci il classico sperando vinca il Real Madrid. Poi domani ci sarà Liverpool-Arsenal alle 5:30, che orario veramente schifoso, ma più che l'orario imbarazzante, secondo me, è quello della nostra Juventus-Inter. È indecente, sinceramente, giocare una partita del genere a quell'orario. Sincero, giocare una partita del genere a quell'orario è veramente un qualcosa di imbarazzante. Cioè, giocano Fiorentina-Roma alle 20:45 e fanno giocare Inter-Juventus alle 18. Mamma mia, che schifo, sinceramente. Poi, di certo, una schifezza è stato l'orario, e di certo, e non è la prima volta che uno si lamenta della gestione degli orari, della gestione dei calendari, ma in primis gli orari, e c'è stata grandissima lamentela anche per la partita che si doveva giocare oggi, tra Bologna e Milan, che non si è giocata per vari motivi inutili, sinceramente. Si poteva assolutamente giocare in un altro stadio. In un altro stadio, sinceramente. Ma peccato non si sia giocata, perché mi toccherà non schierare. Toccherà non schierare. Com'è che si chiama? Teo Hernandez contro il Napoli, guardate un po'. Mi dispiace sinceramente, ma vabbè, che ci potremmo fare, sinceramente. Comunque, ragazzuoli, andiamo al sodo, andiamo all'argomento assolutamente principale del video, che è la conferenza stampa del nostro mister. Ma prima del mister ha parlato pure Kieran Ilves, che ha detto: siamo la Juve a San Siro per vincere. Se segnerò, farò la linguaccia come Del Piero. Quanto gasi. E secondo me Kieran Ilves segnerà, perché noi siamo più forti. E nonostante domani saremo in emergenza, ma domani la partita la vinceremo noi. La vinceremo noi, perché noi, a differenza dell'Inter, giochiamo meglio. Nulla da togliere a loro, che anche loro sono una grande squadra, ma noi giochiamo veramente meglio. Siamo più bravi sotto il punto di vista offensivo, e a parere mio, domani i ragazzi saranno carichi più che mai. Detta anche da Thiago Motta, che ha detto che i ragazzi stanno bene, non ha assolutamente svelato la formazione, ma comunque non sapete voi la fiducia che ho, ma domani la vinceremo, ne sono affatto che sicuro. Non me ne importa niente. 1-0, 2-0, 3-0. Per noi assolutamente. 0-3, 0-2. L'importante è vincerla. Poi ovviamente questo è il mio sogno. Magari, tipo, segna Kenan Indiz il primo gol e il secondo la chiude Mbangula o Savona. Mamma mia. O Rohe. Sapete perché? Perché sono ragazzi che sono appena saliti in prima squadra, e sarebbe una goduria totale vincere grazie a uno dei tre. O magari Locatelli, perché sono giocatori da poter mandare in vergogna, da poter far vergognare gli interisti. Ah, abbiamo segnato con questo, nonostante tutto il rispetto per giocatori della mia squadra del cuore, che assolutamente siamo forti, siamo tutti forti. I giocatori sono tutti assolutamente forti, e tempo al tempo, perché si può assolutamente solo che migliorare. Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus: volete tornare in campo subito? C'è sempre la voglia di andare in campo, nello stesso modo, ovvero al massimo. Siamo determinati a fare la nostra partita, siamo concentrati a fare quello che dobbiamo e sappiamo fare. Mi ha gasato veramente, perché mi ha dato
quell'alta fiducia che domani andremo a rivedere la Juventus che abbiamo visto inizialmente, una Juventus che gioca a calcio, una Juventus che gioca a calcio. Guardate un po', più mi riguarda le conferenze stampa di Thiago, più mi dico, guarda Juventus, l'anno scorso chi avevamo e quest'anno chi abbiamo, che già in poche partite ha dimostrato di essere un allenatore, perché negli scorsi anni abbiamo avuto un non allenatore, un non allenatore sinceramente. Un non allenatore, io non sono mai stato allegriano, ma comunque tanta fiducia in Thiago, veramente. Tanta, ma tanta, tanta fiducia in Thiago. Io sono contento che è nostro, sono contento che stia facendo bene. Di certo la sconfitta contro lo Stoccarda ha fatto male perché mi ha seguito, mi è dispiaciuto, ma è stato un casino, è stato un disastro, ma di certo non ha fatto male alla nostra classifica, perché possiamo assolutamente ancora qualificarci. In Serie A non abbiamo ancora perso e domani non perderemo, perché io ho tanta fiducia nella squadra e secondo me faremo una bella prestazione, e se dovessimo vincere la vinceremo meritatamente, anche se voglio che segni il gol decisivo Savona, anche se non l'ho messo titolare al Fanto, ho fatto una cavolata, sì. Vabbè, o magari Cabal, dai. Vabbè, lasciamo stare. L'importante è vincere, basta. Dai, l'importante è vincere. Poi come si vincerà, ne discuteremo domani. Ne discuteremo assolutamente domani. Inter esperienza, Juve giovane. La Juventus deve giocare la sua partita come ha sempre ben fatto. E ha assolutamente che ragione. Certi giornalisti veramente fanno delle domande oscene. Ogni partita ha la propria storia. E domani avrà un sapore per bene paradossalmente diverso, perché domani Inter-Juventus non è una partita normale domani, non è e non sarà per nulla una partita normale. E ovviamente, aperta parentesi, speriamo che sia una partita di calcio, che l'arbitraggio sia con la cresta in basso, non alta, verso gli altri. Speriamo bene, anche se la vedo difficile sotto questo punto di vista. La Juventus deve giocare la sua partita come ha sempre ben fatto, dobbiamo portarla dove conviene noi e non a loro. Assolutamente, assolutamente che ragione. Io spero vivamente che domani ci sia, ci, si, si, si intraveda subito un miglioramento con la transizione del pallone, perché noi, sotto il punto di vista difensivo, difendiamo bene con un bel possesso palla, ma bisogna più velocizzare quella transizione, perché riusciamo a gestirla, siamo forti, quindi spero che domani avvenga questo. Poi gli avanti bisogna finalizzare, bisogna essere per ben precisi. E domani, se tutto va bene, dovrebbe giocare Di Gregorio in porta, Kalulu, Gatti, Cabal e Cambiaso, Thuram e Fagioli, Wes, Kenan e Conceição e Vlahovic. Questa dovrebbe essere la probabile formazione, anche se io personalmente spero giochi Perin in porta, Mbangula, Kenan e Conceição. Mamma mia, Mbangula, Kenan, Conceição, Nicolò Fagioli, Kefren Turan. Poi a gara in corso metti un McKennie o metti un Weah in fascia. Mamma mia, ragazzuoli. Mamma mia, guardate un po', che nonostante le emergenze, le soluzioni per fare una grande, per mettere su un grande 11, ce l'abbiamo assolutamente, ce l'abbiamo. Mamma mia, mi rende veramente orgoglioso di fare una squadra del genere, una Juventus, una squadra del genere veramente la più forte. Vabbè, lasciamo stare, come se l'hanno sparata a caso, mi vengono a volte. Gap rispetto, no, Inter d'esperienza, e poi ha detto chiaro che Inter e Napoli sono le favorite per vincere lo scudetto. Non è la mia opinione, ma lo dicono i fatti. Secondo me Napoli lotterà per lo scudetto fino alla fine, con noi. Gap ristretto tra Juve ed Inter, sono i fatti che lo dicono, non è un'opinione. Oggi le due squadre favorite sono Inter, l'ha ripetuto più volte. E dobbiamo affrontare l'Inter con grande concentrazione, voler giocare bene a calcio, assolutamente. Questa è la primissima cosa, perché con tutto il rispetto, nonostante secondo me l'Inter non vincerà assolutamente lo scudetto, loro avanti sono la stessa identica cosa nostra che abbiamo fatto contro la Lazio, in fascia. Loro le loro fasce spingono in primis il duo
I due bastoni di Marco, se gli lasci spazio, baci e abbracci e salam aleikum. Se gli lasci spazio, tac, bastoni di Marco, crossano, Turam, boom, gol. Quella fascia è veramente pericolosa. Invece il centrocampo è gestibile, il centrocampo non è chissà che il loro. Prima sconfitta stagionale, non c'è da lavorare, gli hanno chiesto se c'è da lavorare sulla testa, li ha spenti direttamente, proprio è stato con tanta aura, sinceramente. E Tiago. Non c'è tanto da lavorare sulla testa della squadra. I ragazzi stanno bene. Giustamente in una squadra come la Juventus le esigenze sono altissime. Abbiamo subito la prima sconfitta, ma adesso dobbiamo pensare alla prossima partita. L'avete detto più volte. Bisogna pensare alla prossima partita, perché siamo ancora ad 8 partite. Ed è assolutamente che ragione. Andremo lì per fare la nostra e assoluta prestazione. Come sempre è stato. Come non può sempre essere fare una grandissime prestazioni, vincere, vincere, vincere con grandi risultati? Assolutamente no. C'è il giorno dove la partita ti va male dall'inizio fino alla fine, come allo Stoccarda, e c'è un giorno dove la partita ti va a tratti, magari sarà domani, chi lo sa. O domani faremo una partita perfetta, una buona partita con vittoria meritata? Il mio pensiero è questo, poi vediamo. Il trequartista può essere, perché no? L'abbiamo segnato in tanti modi, vedremo domani. Secondo me, di certo, in tanti modi ha inteso un po' anche le giocate che ci sono state, anche le occasioni che abbiamo creato. Di certo, in tanti modi, non credo proprio per i gol che abbiamo segnato, visto che non ne abbiamo segnati talmente tantini. Ma comunque, speriamo che Ellis giochi sulla tre quarti e non giochi in fascia e che giochi in Bangula. Gara con lo Stoccarda rimane nel passato, siamo convinti del nostro gioco e delle nostre idee, guardiamo avanti, grande Tiago, è così che ti vogliamo noi, veri juventini. Poi questa domanda, ragazzuoli, è stata veramente imbarazzante, questa è stata veramente imbarazzante, gli hanno parlato del suo passato all'Inter, se qui non viene per, come mai qui non viene percepito come un ex interista, e poi gli ha risposto subito freddo, ho giocato nell'Inter, nel Barcellona, invece poi è stata un po'. È stata una domanda imbarazzante, sincero. Ho giocato in squadra dove ho sempre provato a fare le cose giuste, senza avere alcun interesse. Sono sempre stato io, mi sono comportato sempre nel modo giusto, magari è per questo che vengo sempre trattato bene. È vero, sotto questo punto di vista, sempre è stato un grande Tiago. Non è stato mai contro nessuno e basta. La nostra responsabilità nei confronti dei tifosi la vivo molto bene, la vivo come la prossima partita e come sempre andiamo al campo per dare il 200%. Si vince, si pareggia, si può perdere, ma domani dobbiamo cercare di ottenere il risultato migliore, cioè la vittoria. Non c'è tanto da dire. Poi ha parlato anche del duo di Marco Bastoni, la loro pericolosità, anche quella di Mkhitaryan. Poi gli hanno chiesto della titolarità di Perin, domani tutti possono giocare, tutti stanno bene e questa. Mi ha fatto più che piacere sentirla anche. Ovviamente sarebbe piaciuto a tutti noi sentire qualche recuperato, ma peccato, vediamo se si recupereranno per la prossima contro il Parma, se non sbaglio. L'attacco dell'Inter ha 5 nomi, quello della Juve, quello della. No, se tu la pensi così. No, vabbè, era la domanda delle. Era la domanda del giornalista. L'attacco dell'Inter ha 5 nomi, quello della Juve solo Vlahovic. La gara si gioca qui. Se tu la pensi così, rispetto alla tua opinione, domani si affrontano due grandi squadre, e su questo ti do assolutamente ragione, con grandi giocatori in campo. Dobbiamo fare un'ottima prestazione sia in fase difensiva che in fase offensiva. Ovviamente più in fase offensiva, perché in difesa siamo a posto. Se dovessero giocare Gattecalulo e Cabale e Cambiaso, bisogna migliorare sotto punto di vista offensivo. Risposte per lo scudetto, gli hanno chiesto pure se domani è quella proprio una risposta per il campionato. Gli ha risposto: e la prossima partita del calendario va affrontata come sempre. Dopo questa gara mancheranno ancora tantissime partite da giocare. Assolutamente. Ne mancano a valanga per poter dare un giudizio almeno, cioè, perché le prossime partite abbiamo. Il Parma, l'Udinese, il Torino, almeno queste tre sono fattibili. E anche domani, anche quella di domani, lo ripeto, anche quella di domani, vi chiudo qua il video, con domani la Juventus vincerà. Domani la Juventus vincerà con uno o due gol. Fine della fiera, sinceramente. Poi
Poi abbiamo il Milan, la Aston Villa, il Lecce, il Bologna, Manchester City. Abbiamo veramente. Se ci impegniamo, possiamo assolutamente vincerle tutte, tranne la partita contro il Manchester City. Che quella lì. Può succedere sempre di tutto di più. Perché, beh, il calcio è strano. Il bello del calcio è questo. Il bello del calcio lo sarà domani. In Juventus Inter, in Inter Juventus. Mandarei un saluto. Un grandissimo abbraccio. Domani la Juventus vincerà. Ve lo dico e ve lo ridico. Sempre fino alla fine. Forza Juve. Forza Juventus. E supportatemi. Grazie mille di cuore per chi lo farà. E aspetto una vostra opinione qui sotto nei commenti. Spero vivamente che vi sia piaciuto il video. E basta. Sicuramente miglioreremo video per video. Da oggi si torna più carichi che mai, pagelle, fantacalcio, c'era di tutto di più. E pian piano arriveranno anche nuovi contenuti in questo maledetto canale. Un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio, sempre, sempre, fino alla fine. Forza Juventus. Ciao ciao, raga.